Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro era pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, che sono ladri, ingiusti, adulteri, e nemmeno come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Canto al Vangelo. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Dal Salmo 50. Voglio l'amore e non il sacrificio. Dalla prima lettura dal profeta del libro dal profeta Osea. Voglio l'amore e non il sacrificio. Sì, cari fratelli e sorelle, tutti siamo peccatori dal primo all'ultimo, da io che vi parlo a chi voi ascoltate. Quindi siamo tutti peccatori, siamo tutti sulla stessa barca. Qui non c'è chi è primo e chi è più giusto degli altri. Siamo tutti peccatori. Affidiamoci alla misericordia di Dio, convertiamoci tutti i giorni, perché qui la situazione, come vedete, nel mondo non è delle migliori. Andiamo alla Santa Messa, facciamo la volontà di nostro Signore Gesù Cristo, come ci ha insegnato, nel massimo silenzio, riservatezza, carità, digiuno e preghiera, senza dire niente a nessuno, e si va avanti, come ci ha detto nostro Signore Gesù Cristo, e facendo la preghiera che dice il pubblicano: «O Dio, abbi pietà di me, che sono, come io che vi parlo, un gran peccatore». Sia lodato Gesù Cristo, e Ave Maria.